Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con Network, un network questa settimana dedicato alle vertenze occupazionali, al problema del lavoro che nel porto, continua a farsi sentire gli effetti della pandemia del Covid. Sì, forse si stanno un pochino alleggerendo, stanno tornando i primi crocieristi, insomma, e la previsione è che in estate ne arriveranno molti di più. Stanno per arrivare i ristori promessi dal governo all'autorità di sistema portuale, ma restano comunque, tante società che devono fare ricorso agli ammortizzatori sociali e la situazione non è comunque delle più felici. Ma di questo ne parliamo con Fabiana Attig, esponente sindacale dell'UGL Buonasera. Mare. Buonasera Fabiana, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E con Enrico Luciani, presidente della CILP. Buonasera Enrico, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora Fabiana, questa volta non facciamo la cavalleria al contrario, io volevo sentire prima Enrico Luciani, perché è notizia proprio di qualche giorno fa che la CILP è dovuta ricorrere agli ammortizzatori sociali. Che succede? Allora, intanto i saluti a tutti quanti ci ascoltano e si collegano con noi. Succede che purtroppo la crisi scoppiata con la pandemia nel 2020 si protrae ancora e probabilmente non sarà l'uscita dalla pandemia equivalente all'uscita dalla crisi, perché la pandemia ha sicuramente dato o messo in evidenza i problemi endemici ormai di questo porto che è strutturato principalmente, anzi disequilibrato principalmente su una sola componente, che è quella crocieristico passeggeri, e è un po' meno equilibrata per quello che riguarda la componente commerciale. Aggiungiamo che c'è una crisi ormai anche quella strutturale di quello che erano, per esempio, il traffico del carbone che è venuto a mancare e che ormai è sceso almeno di un ridotto a un terzo, a un quinto, diciamo grosso modo a un terzo di quello che erano le quantità iniziali. E comunque c'è bisogno in questa fase, ancora diciamo inserita all'interno della pandemia, di programmare con molta celerità e molta urgenza una diciamo un riammodernamento, una riqualificazione del porto, in maniera tale che diventi assolutamente competitivo, ma soprattutto accogliente per traffici che oggi in qualche maniera nel nostro scalo languono. Quindi da una parte tutto il settore dedicato alle merci in container, ma anche, secondo me, dal punto di vista logistico, a quello che riguarda, per esempio, la logistica per le automotive. Credo che questo sta proprio qui diciamo, il punto centrale e nodale di una ripartenza strutturale del nostro porto. È chiaro che questo dipende non solo dalle volontà, per esempio, degli operatori come noi, che stiamo lavorando veramente con molta, diciamo, molta concentrazione rispetto a quello che è una riprogrammazione dei traffici, o quantomeno riuscire ad attrarre traffici nuovi, ma c'è bisogno di un lavoro di squadra, c'è bisogno di un lavoro che veda tutti quanti concentrati su questo obiettivo. Quindi da una parte l'autorità portuale, diciamo come istituzione principale, ente programmatore per quello che riguarda il porto, e poi anche, secondo me, gli enti sovraordinati. Intanto il comune e la regione, insomma, c'è bisogno veramente. Questo è come se noi fossimo all'anno zero. Bisogna oggi costruire il nuovo porto, oggi programmare il nuovo porto, altrimenti non si esce dalla crisi. Altrimenti la crisi esploderà in tutta la sua veemenza sulle strutture che noi stiamo cercando di sorreggere, ma a molta fatica, e soprattutto con una parte economica che veramente ci comincia a far preoccupare e preoccupare molto. Enrico Luciani, fermati un attimo che su questa cosa volevo sentire Fabiana. Allora, siamo tutt'altro che fuori dalla crisi, secondo Luciani, dice anzi, se non ci sarà un'azione sinergica di tutti, rischiamo di vederne poi i risultati fra qualche mese. Sei d'accordo?
Ma la percezione dei lavoratori e dei problemi che stanno vivendo. Ma guarda, non solo io sono d'accordo, ma io penso e sono convinta di questo, che noi stiamo appena entrando nella crisi, cioè gli effetti del Covid e comunque anche della riforma della legge dei porti, noi la stiamo vivendo in questo momento, cioè il 2002 sarà l'anno ovviamente che segnerà il passo per lo sviluppo del nostro porto. Mi spiego meglio. Quello che dice Enrico, che bisogna ridisegnare non la progettualità del porto, che quella è bella che è disegnata, anzi si sta andando avanti, abbiamo visto come il presidente Mosolino, a cui voglio fare il mio applauso pubblico per aver mantenuto fede a quello che era uno scempio, tipo la revoca della concessione della Privilege, che per molti anni ha tenuto in ostaggio una fetta di portualità, di retroportualità, che magari poteva essere impiegata e oggi potevamo dare veramente posti di lavoro a decine e decine di lavoratori. Quindi rinnovo questo applauso, ma è chiaro che il porto va in qualche modo ridisegnato in quelle che sono le burocrazie in cui ci stiamo come dire, incartando, nel senso che voi avete visto che a livello nazionale qui Enrico ha fatto un passaggio dove dice sono gli enti sovraordinati, a partire Enrico dagli enti sovraordinati, a partire dal governo, a partire dalla regione Lazio. È chiaro che non possiamo con l'effetto del Covid e con la crisi che ha accelerato un percorso che comunque era già nelle corde, diciamo, delle attività portuali, avendo accelerato questo percorso, è chiaro che anche diciamo, l'attenzione del governo e quindi del ministro alle infrastrutture della portualità, ma anche al ministro delle politiche del lavoro, deve essere un pochino più attenta. Noi non possiamo adesso soccombere su quelle che sono i ginepraj del vacatio normativo, o comunque delle cose che sono dette o non dette. Un esempio per tutti, Cristina. Noi stiamo vivendo adesso la vertenza della Port Mobility, che se non riusciamo a sederci al tavolo, al di là della sospensione della procedura che è già nell'aria, oggi dovevamo avere un incontro, è stato rinviato perché l'azienda ovviamente, ma rinviato di pochi giorni, quindi ci rivediamo venerdì, perché l'azienda deve un attimino rimettere in sesto e comprendere bene come procedere in questa situazione. Al di là di questa cosa, è chiaro che noi stavamo praticamente vivendo anche la revoca della concessione alla Port Mobility, che il passato presidente Di Maio aveva attivato nei confronti di questa società di interesse generale. Una revoca che secondo me non aveva, e infatti lo hanno dimostrato i fatti, perché il comitato di gestione lunedì ha revocato la revoca, sostanzialmente, scusate il gioco di parole, ma non so come spiegarlo meglio, ha fatto la revoca della concessione sulla questione del... Fabiana, può essere stato questo il motivo per cui poi l'amministratore delegato di Port Mobility Azzopardi si è presentato alla cabina di regia dicendo... sospendo la procedura dei licenziamenti. Diciamo che questo è stato un primo passo rispetto a ciò che abbiamo sempre rivendicato al tavolo di confronto, vale a dire che una società che ormai è consolidata negli anni, che voglio dire, io l'ho detto, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, l'ho detto in tutti i tavoli, una società che è sempre stata diciamo puntuale nei pagamenti, che ha sempre tenuto comunque a dare posti di lavoro, se oggi arriva a fare una cosa di questo genere è perché non vede la strada. Quindi il fatto di aver perfezionato l'atto di questa revoca e quindi la nuova concessione, chiamiamola così, del navettamento, o il ripristino della concessione del navettamento, è chiaro che è un primo passo, ma non basta. Non basta perché in questo momento l'autorità portuale in qualche modo non è che deve essere il garante di chissà che cosa, perché purtroppo col fatto di che usa paga molte situazioni sono ancora un po' ballerine, ma è chiaro che l'autorità portuale può essere sicuramente l'elemento terzo che possa far cambiare, diciamo, un po' la rotta al modus operandi del porto di Civitavecchia, perché vedete, l'autoproduzione, che è una cosa che può sembrare carina ma di fatto non lo è un qualcosa, e Enrico Luciano questo... Enrico sì, Luciano, infatti lo voglio sentire Enrico, perché si è sempre battuto contro l'autoproduzione, facciamo pure capire poi che cos'è. Se da una parte, diciamo, può essere un principio di democrazia, no? Perché per dire, la compagnia portuale può fare un servizio in house, proprio internamente, dice perché lo devo dare ad un altro
e magari me lo faccio io con un minor costo perché ho già l'operaio formato, non devo assumere altre persone o comunque non devo pagare nessuno. Quindi me lo faccio per conto proprio. Può anche andare bene, però in un mercato libero come quello che noi abbiamo, in una realtà consolidata come quella del porto, dove ognuno nel proprio piccolo ha sempre gestito i propri servizi e le proprie cose, non può più andare bene, perché questo significa mettere in mezzo alla strada decine e decine di lavoratori e comunque abbassare anche un po' quello che è il mercato del lavoro. Ecco che qui deve subentrare, a mio avviso, anche l'autorità portuale per innescare un sistema virtuoso dove le aziende tra di loro non facciano del cannibalismo, ma ci si aiuta. Poi è chiaro che negli accordi, come in tutte le cose, qualcuno perde sempre qualcosa, però, come dice quel detto, col poco si campa e con niente E niente. niente, si muore. Fabiana, fammi sentire un attimo Enrico. Luciani. Ma vedi, io qui non mischierei un po' le cose. Parliamo di solidarietà. Aspetta, di solidarietà nel porto. Mi sembra che la CILP, ma la stessa compagnia portuale che tu hai rappresentato per tanti anni, sono stati fra i primi a scendere a fianco dei lavoratori di Port Mobility. Quindi, da questo punto di vista, ci può essere concorrenza fra le imprese, però sempre molto leale, comunque quando c'è da scendere in piazza non ci si tira mai indietro. Ma io però farei un po' d'ordine, altrimenti qui si crea confusione, soprattutto per chi ci ascolta e probabilmente rischiamo di non fargli capire bene qual è il bandolo della matassa. Allora, intanto parliamo di Porto Mobility, è una società di interesse economico generale, quindi una delle tre società create dal sistema dell'autorità portuale per gestire determinati tipi di servizi. Quindi la Port Mobility ha una concessione, ha un'autorizzazione all'interno del porto per operare un determinato tipo di settore, dove probabilmente non c'è concorrenza su quel settore lì, è un settore dedicato che svolge, invece di farlo in proprio, l'autorità portuale lo ha dato in concessione, lo ha dato come svolgimento a una società, in questo caso a Port Mobility. Port Mobility che negli anni ha fatto un lavoro che è quello che sappiamo, insomma, e ha portato pure all'assunzione di circa 120-130 lavoratori che oggi rappresentano per il sistema porto una risorsa alla quale assolutamente non si può rinunciare. Quindi io partirei da questo primo assunto. Perché licenziare 126 persone oppure ancora di più? Perché ad oggi c'è una crisi che, come ho detto prima, ha messo tutti in ginocchio. Cioè noi, come lo dicevi te nell'apertura, solo qualche giorno fa io ho firmato un accordo con i sindacati per il contratto di solidarietà che porta ad aprire una cassa integrazione per un anno per tutti i lavoratori, compreso il sottoscritto. Quindi in questo anno noi auspichiamo, come dicevo prima, che accadano delle cose che ci portino a far sì che quegli esuberi che oggi sono pesanti per la CILP non ci siano più. Per fare questo chiaramente ci vuole lavoro. È un lavoro sul quale stiamo lavorando e sul quale dopo ci ritorneremo, perché quando io parlavo di una nuova progettualità del porto, come giustamente diceva Fabiana, non che si debba riprogrammare il piano regolatore del porto, ma probabilmente, a mio giudizio, c'è da sistemare un po' le cose, perché noi abbiamo vissuto ormai da circa un ventennio, da quando all'inizio degli anni, un attimo che metto una firma, un attimo solo. Sempre operativo il presidente della CILP. Anche Fabiano nel frattempo vedo che sta facendo altre cose. Vi portate Giusto. avanti col lavoro, fate bene. Multitasking, siamo multitasking. Noi abbiamo vissuto negli anni un cambiamento nello scalo. Comunque, dicevo, per esempio, io parlo della CILP. La CILP ha fatto e fa un'opera strategica per il porto, perché noi lavoriamo per il gruppo Grimaldi, quindi facciamo tutto quello che riguarda l'imbarco e lo sbarco dei semirimorchi, quindi le operazioni di bordo e sottobordo, e lo facciamo da un ventennio, da quando sono partiti i lavori del porto, come se fossimo ancora in una situazione di cantiere. Cioè noi per un semirimorchio che deve essere sbarcato dalla nave e magari depositato in un piazzale dinamico,
a 300 metri dalla nave, facciamo qualche chilometro con 40 tonnellate sulla schiena, su con costi che stanno tutti sulle spalle della CILP, perché gli armatori non ne vogliono sapere, perché per loro la loro competenza finisce a Ciglio Banchina, e quei costi che inizialmente l'autorità portuale in qualche maniera aveva provveduto a coprire, poi spariti, oggi ce li si è presi la CILP sulla schiena, e parliamo nell'ordine di 1 milione e oltre di euro negli anni, cosa che oggi è diventata insopportabile. Cioè, e questo non... come si risolverebbe, Luciani, Enrico? Questo si risolverebbe, come dicevo prima, con una nuova progettualità. Che significa? Significa che un porto che ha dimostrato, lo dicevo sempre prima nell'apertura, le sue debolezze, un porto che principalmente è incentrato su un traffico principe, che è quello dei passeggeri e delle crociere, e poi automotive e poi commerciale, dovrebbe essere strutturato in maniera dove settore crociere ben organizzato, ben strutturato a livello infrastrutturale, a livello di collegamenti, punto. Livello settore autostrade del mare, lo stesso, con piazzali dedicati, con strutture dedicate, ben approvvigionate. Un porto nuovo, cioè noi avevamo un foglio, se lo trovo qui, un foglio, noi avevamo un foglio come un foglio bianco, e il porto era un foglio bianco che bisognava disegnare e bisognava strutturare in maniera tale che ogni componente commerciale avrebbe avuto le giuste risposte, le giuste dimensioni. Invece ancora non siamo arrivati a un livello strutturale tale da garantire un processo operativo e soprattutto di velocizzazione delle merci e soprattutto competitivo anche con gli altri scali, tale da mettere le imprese in una situazione di respiro. Non siamo in questa situazione, quindi... E questo si vede ancora di più, visto che siamo in pandemia e che la pandemia ha agudizzato la crisi, Enrico. La pandemia ha generato la crisi perché è venuta a crollare, sono crollati nettamente i traffici. Se io ti dico che la CILP movimentava con Grimaldi nel 2019 qualcosa come 50-60 mila semirimorchi, nel 2020-2021 siamo nell'ordine dei 40 mila, quindi con una perdita di un terzo, e lo stesso le crociere addirittura azzerate, è chiaro che quella roba ha portato una caduta vertiginosa di quello che è il fatturato. Ma i costi, stranamente, non sono aumentati a causa della pandemia. In qualche maniera la pandemia ci ha fatto respirare, perché se aumenta il traffico con queste condizioni qua, noi aumentiamo le perdite, perché noi stiamo lavorando in una struttura che oggi non è all'altezza, non è strutturata, non è strutturata in maniera tale da rendere i traffici veloci, dinamici, competitivi. Se un semirimorchio io lo prendo e per portarlo al piazzale devo fare 4 km in andata e 4 km al ritorno, io ho dei costi aggiuntivi che nessuno paga, e che quindi nel tempo hanno portato le nostre società in sofferenza, e ad oggi, anche grazie alla pandemia, però siamo arrivati a un punto tale quasi di non ritorno. Quindi c'è bisogno non solo di interventi anche economici, ma c'è bisogno soprattutto di interventi strutturali che pongano fine, perché noi non vogliamo essere assistiti, noi non vogliamo che intervenga lo Stato o per mano dell'autorità portuale a coprire costi che noi oggi sopportiamo. Ma non è possibile che noi facciamo oggi un servizio che nessuno ci paga, che nessuno ci paga. Cioè domani noi semirimorchi dovremmo dire, sapete, c'è, e lasciamo sotto bordo, e poi no. Qualche Cristo è disposto. Così lo facciamo chiudere il porto. Enrico, torno da Fabiana. Fabiana, gli stessi problemi, penso, anche seppur in settori diversi, è quelli che ha vissuto Port Mobility e che poi hanno portato a gennaio la società a dire dobbiamo fare una ristrutturazione aziendale e diminuire il personale. Ma voi avete scioperato, siete stati a fianco dei lavoratori. Adesso questa apertura che c'è stata, di questa sospensione, che si parla di 15-20 giorni della procedura di licenziamento, siete ottimisti che possa diventare una revoca?
Ma guarda, io prima di rispondere alla tua domanda volevo fare una puntualizzazione a quello che diceva Enrico Luciani. Allora, è vero che la Port Mobility è una società di interesse generale che svolge direttamente dei servizi, però Enrico, proprio per il discorso che tu dicevi, il porto va ristrutturato, va in qualche modo riorganizzato, non certamente dal punto di vista del piano regolatore, ma dal punto di vista proprio logistico della organizzazione. In questa organizzazione, come tu sai, ci sono dei servizi che nel Varco Nord appresto, a breve, insomma, non voglio dire, non ci saranno più perché inizieranno determinati lavori. E guarda caso, la Port Mobility, in questo caso, facciamo l'esempio di lei, che ha dei servizi come parcheggi, come le aree, eccetera, quei servizi non li avrà più. Il problema è che, non avendo più quel tipo di servizi, con la legge del chi usa paga, e tu sai meglio di me, significa che lui non ha delle mancate entrate. Il personale è sempre quello, perché la pandemia non ha fatto altro che, per carità, darci lo sganassone per farci capire che il porto non può vivere di sole crociere, perché nel momento in cui si è abbassato il tetto delle crociere, tu hai visto che il porto si è fermato. In più, la grande carenza che ha il nostro porto per andare, diciamo, in un sistema a regime economico, gli mancano 5-6 milioni di tonnellate di merci che noi non abbiamo, perché paradossalmente noi abbiamo IKEA che c'ha più container del porto di Civitavecchia, è una cosa allucinante. Quindi è chiaro, Enrico, che nel momento in cui si va a fare questa ristrutturazione, ci sono dei servizi che vengono a mancare. Questi servizi che vengono a mancare sono delle mancate entrate per quelle società che oggi si chiama Port Mobility, domani si può chiamare Pinco Pallo, cioè non lo so. E i lavoratori ne soffrono perché l'azienda, non avendo più le entrate, non può mantenere le 120 unità, in questo caso della Port Mobility. E quindi si va a un ridimensionamento, cosa che noi assolutamente scongiuriamo. Infatti, le organizzazioni sindacali stanno lavorando proprio in questo senso, nel dire riorganizziamoci. Quando io parlavo di autoproduzione, è perché determinati servizi, tu l'hai visto, Enrico, durante lo sciopero. E noi abbiamo avuto non i lavoratori della Cilpe, né i lavoratori della compagnia portuale, né tantomeno quelli di Minosse, però abbiamo avuto i lavoratori di Grimaldi che sono andati a sostituire i lavoratori di Port Mobility. Cioè, mandando un messaggio sbagliato, quando io parlo di sediamoci al tavolo, facciamo quadrato, solidarietà tra le imprese portuali, tra i lavoratori portuali di Civitavecchia, ma ci mancherebbe altro che nessuno vuole fare una cosa di questo genere, Enrico. Però il messaggio brutto che in qualche modo è passato è che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. E questa cosa noi non la possiamo, diciamo, consentire. Ecco perché io dicevo, l'autorità portuale in questo contesto deve essere da arbitro, perché deve comprendere che una società che si è strutturata con 120 dipendenti, nel momento in cui gli vengono a mancare quei servizi per cui ha la concessione, è chiaro che ha un discorso diciamo di difficoltà di spesa corrente sulla gestione del Fabiana, porto. siamo in chiusura, devo far dire una cosa velocissima a Luciani, però prima mi dici se sei fiduciosa che la Allora, sostituzione io possa sono diventare una realtà. Guarda, Cristina, io sono moderatamente fiduciosa, ma molto moderatamente, perché questi 20 giorni che si chiede di sospensione sono, diciamo, la prova del 9 per poter capire se la Port Mobility, finita questa procedura e quindi attivando gli ammortizzatori sociali, alla fine della stagione poi non ne debba riaprire un'altra per il ragionamento che ti ho fatto dei lavori a nord del porto di Civitavecchia, che Enrico conosce perfettamente. Ecco perché parlavo. Ed insisto di nuovo che serve comunque un tavolo di confronto con tutte le imprese di Civitavecchia e cercare anche di lavorare insieme in sinergia per far sì che la compagnia portuale non possa perdere e comunque possa avere delle risultanze rispetto ai lavori che lamentava Enrico Luciani, ma anche tutte le altre imprese, perché altrimenti diventa un bagno di sangue, diventa un'azione cannibale tra imprese, e Enrico sa di cosa sto parlando e a cosa alludo. Ecco perché dico, la Port Mobility deve servirci da grimaldello per arrivare ad attivare una politica del lavoro all'interno del porto che sia, diciamo, veramente democratica e che abbia il rispetto
dei lavoratori portuali di Civitavecchia, di tutti i lavoratori portuali di Civitavecchia, e che non si facciano operazioni veramente di cannibalismo, perché poi alla fine chi ci rimette sono sempre i padri e le madri di famiglia, che non è che sono del porto, sono della nostra città, della Allora, nostra collettività. Fabiano, dico solo una cosa io per far capire a chi ci segue da casa. I lavori al nord del porto a cui si riferisce Fabiana Atti, che sono dei lavori che potrebbero portare a dare ulteriori banchine in concessione. Quando una banchina viene data in concessione, Esattamente. con le nuove normative, Chi deve, può usava? provvedere autonomamente, insomma. Quindi, esattamente. E invece, Ascolta. Luciano, Enrico, però ti chiedo velocissimo, rapidissimo. Ma l'argomento non può essere trattato né No, velocemente. no, no, non volevo No, parlare di io questo perché lo so. allora, No, guarda, intanto. Fabiana, nella sua introduzione, che ha parlato di tantissime cose, ma ha bruciato tutte le domande che mi avrei dovuto fare dopo, ma va bene così, ha parlato anche di privilege, cioè proprio nell'ultimo comitato di gestione l'autorità portuale ha tolto la concessione dell'area privilege e quindi quell'area ritorna in possesso dell'autorità portuale, che è una cosa, Fabiana, che Luciani mi dice nelle trasmissioni da almeno 5-6 anni a questa parte, dice quella nave a mare non ci sarebbe mai andata. È un'opportunità adesso avere quei terreni per il porto? Ma io vedi, a chi l'ha fatta? Enrico, Io ritengo di sì, Enrico, che quello è un patrimonio, visto che non abbiamo l'area di portualità, sta dentro il porto, su. ma velocissimo. io vedi allora due cose. Intanto la questione che riguarda l'autoproduzione. Nel porto si sta facendo una scelta che cambierà radicalmente lo stato del porto che c'è stato fino ad oggi. Prima il porto di Civitavecchia era tra i pochi scali che prevalentemente aveva banchine pubbliche. Oggi si va verso invece un porto che avrà, come gli altri, banchine date ai privati. Primo aspetto. Secondo aspetto, il fatto di dare ai privati le banchine, secondo me, dovrebbe evitare che questo vada nelle mani direttamente degli armatori, perché gli armatori già gestiscono il naviglio, gli armatori gestiscono a volte il naviglio e anche il trasporto terrestre, quindi un armatore magari ha più convenienza a portare un container a Livorno perché poi gestisce pure il trasporto terrestre verso Roma, invece di fare 70 km a Civitavecchia, che ne fa 300 da Livorno. Quindi ci sono tutta una serie di segmenti che andrebbero analizzati. Ma rimanendo coi piedi per terra, autoproduzione significa proprio questo: autoproduzione significa che un armatore arriverà probabilmente piano piano a svolgersi tutta una serie di servizi, e è una lotta che noi facciamo da illo tempore, che è quella di prendersi pure il lavoro che fanno i portuali a bordo, e su questo noi stiamo È combattendo. accaduta anche per le altre aziende, Enrico. Molto Ognuno proprio. probabilmente, nella testa degli armatori è anche quello di prendere i servizi a terra con le Bravo. società magari create Esempio la opportunamente. PAS, parliamo della PAS. Io vi faccio fare un'altra trasmissione, però, se no questa dura un'ora. No, no, Vi scusa. invito sicuramente. Mi fermo solo dicendo un assunto. Io non guardo tanto alle società, guardo tanto ai lavoratori delle società, che è cosa diversa. Perché guardare alle società, bisognerebbe anche guardare Ho nelle capito. società. Quello che nelle società è successo da quando sono state create fino ad oggi. Cioè io da ginocchio, care mie, io non lo faccio. Quindi a Enrico a spasso non ce lo porta nessuno. Avete ben capito? È chiaro quello che ho detto. Comunque mi fermo qua. Poi se volete lo approfondiamo. Veloce, Quindi, Luciani, prima che ci veloce, veloce, veloce. Io dico, per quello che ho detto l'altro giorno in piazza, Civitavecchia non può perdere neanche un posto di lavoro. Porte Mobility era nelle corde che non poteva licenziare. Intanto per una ragione, c'è la cassa integrazione. Come l'abbiamo aperta noi, la aprono loro. Dopodiché i problemi li affrontiamo insieme, giustamente con la solidarietà tra le imprese. Ci mancherebbe, però senza che nessuno pensa che gli altri sono sciocchi. Nessuno qua è sciocco, primo aspetto. Quindi non si tocca neanche un posto di lavoro. Io ho detto, se il CILPE non avrà le risposte che aspetta e che sono risposte che riguardano i piani infrastrutturali del porto, le infrastrutture, i piazzali, tutto quello che noi stiamo, col quale stiamo dialogando con l'autorità portuale, probabilmente saremo costretti a dire a qualche cliente di non venire a Civitavecchia, che non può venire a Civitavecchia. E questo significherà crisi endemica per la CIP. Questo significherà che se la CIP si troverà dopo la cassa integrazione
a dover licenziare, il primo licenziamento è il mio, ma siccome io sono uno che potrebbe dire se licenzia si va in pensione, faccio licenziare il mio secondo che ha 38 anni, 40 anni, quindi attenzione, noi non giochiamo mai e figuriamoci in questo. Per rispondere alla questione privilege, dico che finalmente privilege gli è stata tolta la concessione, un blef, ormai non lo so chi lo dovrà scoprire questo blef, un blef che sta lì fermo da 10 anni, un blef che però è ancora più grave perché, sempre pensando al passato, 11 ettari di porto pregiato alle spalle delle banchine, dove lì potevamo fare tutto quello che a noi serve oggi di fare, è bloccato da che cosa? Da capannoni industriali, per fare che cosa? Probabilmente ci si possono fare delle cose e noi abbiamo pure idea di quello che si può fare, però questo bisogna ragionarlo serenamente con l'autorità portuale, pianificando quello che ho detto prima, un porto che si va strutturando per le crociere in primis, le autostrade del mare in seconda battuta, l'automotive, il commerciale in terza battuta, ma dando risposte che un porto vergine come Civitavecchia doveva avere già programmate nel tempo. Invece noi ci troviamo ancora ad inseguire l'emergenza. Il tempo ci attiranno. Luciani, siamo proprio arrivati, comunque vi rinvito prestissimo, Fabiana Attig e Enrico Luciani, perché è sempre veramente un piacere parlare di porto a 360 gradi come poi alla fine abbiamo fatto oggi. Io ringrazio Fabiana Attig e la saluto, ringrazio Enrico Luciani e lo saluto, grazie a voi, ringrazio tutti voi che avete seguito da casa questa puntata.